ragazze e ragazzi, sono Govinda e oggi non giocherò a nessun gioco e vi spiegherò pure il perché. E molti di voi si sono accorti che è da diverso tempo che non faccio indie horror games qui sul canale. E dopo il mio ultimo gameplay su Ice Cream, un mobile game, ho pubblicato un live e una nuova puntata della mia serie paranormale Berlin Paranormal. E tra l'altro, se cliccate qui sotto nella descrizione troverete il link per attivare il codice sconto e comprare al 30% tutte le merci che ci sono, tutte magliette, tazze del tè, tazze del caffè, qualsiasi cosa al 30%, però fino al 4 dicembre. Quindi cliccate lì sotto nei commenti, c'è il link per sbloccare il codice sconto. Però comunque ho fatto queste cose nelle ultime settimane, però non ho fatto indie horror games. Voi vi chiederete perché? Govinda è andato in vacanza? No, perché come vedete ho fatto altre cose. E Govinda non vuole fare più indie horror games? No, indie horror games mi piacciono, mi divertono, e anche se sono horror, però l'horror mi piace. Il problema è il seguente: dopo l'ultimo aggiornamento sul Mac, ho aggiornato con Catalina. Non so se voi che state ascoltando e state guardando questo video avete un MacBook, sapete che quelli che hanno un Mac sanno che è arrivato il nuovo aggiornamento Catalina. E a causa di Catalina, mannaggia Catalina, Catalina, cosa hai fatto? Mannaggia lei, adesso non posso più giocare agli indie horror games, perché tutti gli indie horror games che ho trovato, come sapete, non sono sempre tanti, sono ogni tanto trovo qualcuno carino, e non sempre sono per il Mac, però comunque in passato li ho trovati. Però ultimamente, dopo l'ultimo aggiornamento di Catalina, essendo Catalina un nuovo OS, un nuovo sistema operativo che non vuole più giochi e applicazioni di 32 bit, non posso più giocare a giochi e indie horror games che trovo, perché tutti questi horror game che trovo sono di 32 bit. Catalina, il nuovo aggiornamento del Mac, non ti permette di aprire questi giochi, di aprire queste applicazioni a 32 bit. Quindi sapete, non è ancora finita, ragazze e ragazzi, vi dico una cosa: scrivetemi qui sotto nei commenti tutti i mobile horror games, sapete, mobile per iPhone o anche comunque mobile per telefonini, che vi piacciono. Quindi scrivetemeli qui sotto nei commenti, aiutatemi, scrivetene tantissimi, perché come sempre voi mi scrivete ogni tanto, però non ho ancora trovato l'ispirazione giusta. Quindi scrivetemi qui sotto nei commenti tutti gli horror game per telefonini che vi piacciono, e magari li metto nella mia lista e li gioco qui sul canale. Quindi non è ancora finita, lo ripeto, iscrivetemi qui sotto tutti i giochi che conoscete, quelli per telefonini, perché ormai i 32 bit qui su Isola delle Rose TV non vanno, e basta, giocherò a quei giochi che mi dite voi, ecco, qui sotto nei commenti, per i telefonini naturalmente, horror. E vi dico soltanto una cosa: ci sono dei cambiamenti nel canale molto interessanti, quindi iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Vi ripeto ancora una volta che c'è lo sconto del 30% fino al 4 dicembre per tutti i prodotti che comprate dallo store Berlin Paranormal. Qui sotto in descrizione vi lascio il link per sbloccare il codice sconto. 30%, ragazzi, non succede mai, solo in questa parte dell'anno. L'ultima offerta che vi posso fare. Credo di aver detto tutto, ripeto, non è ancora finita, iscrivetemi qui sotto nei commenti i giochi mobile che conoscete, horror o magari anche avventura, quelli che conoscete tutti, e forse li faccio. Quindi cliccate il pollice in alto e basta, ci sentiamo presto. Govinda vi saluta, pensa giocando.